Salve. Buongiorno. C'è il dottor Zoccoletti? Certo, è di là. Riceve? Certo, signora. Scusi, per caso, è venuta a farsi visitare? Naturalmente. Oh. Sempre che il dottore mi riceva. Ma come no? Certo! Per favore, si accomodi. Vuole una rivista? Sigarette? Caramelle? Un momento, voglio dare la notizia al dottore personalmente. Come sarà contento? Vedrà che neanche ci crede. Bello italiano, appassionato, ti guarda e ti senti nuda e ha delle mani. Beh, io ci vado. Gli dico, mi curi lei, mio marito mi trova frigida. Anch'io ci vado, però tuo marito è fissato. Trova frigida anche me. E se ci troviamo tutte lì? Gli diciamo, dottor Zoccoletti, forza Italia. Che sintomi ha notato, prego? Io vede... Beh, io vorrei... Ho voglia di essere madre. Vedo. Scusi, da quanto tempo lei non... Parecchio. Beh, ma quella è la prima cosa. Lei spegne la luce di solito o no? Per visitarmi. Dottore, le ho detto che ho tanta voglia di avere un figlio, ma vorrei che fosse il suo ritratto, che avesse i suoi stessi occhi, la sua stessa bocca, la stessa bellezza brutale. Io voglio che lei mi aiuti. Ne ho proprio tanta voglia. Rendo l'idea. Aiutare una paziente nel suo desiderio di maternità. La medicina ha fatto dei grandi passi con la fecondazione artificiale. Se lei vuole... Spegniamo la luce? Ci sono le provette, lei sceglie fra migliaia di provette il tipo di padre. Mi guardi bene, le sembra una che si fa fecondare da una provetta che neanche conosce. Il parere professionale che io posso darle sulla fecondazione artificiale... Cosa artificiale? È meglio quella naturale. Scusi tanto, signora, però io non la trovo a posto, ecco, non la trovo a posto. Perché? Cosa c'è che non va bene? È la sua testa, no? Forse, ma non cambia niente, su, dottore, bacia. Oh? Signora, non capisco. Ma come non capisci? Vuoi che ti faccia un disegnino? Vieni qui. Signora, muori.